Alla fiera dell'est per due soldi il leone ha comprato i gattini. Buon pomeriggio, buonasera amici dello Zoccolo Duro dalla Milano Fashion Week. Spengo tutto e me ne vado a casa perché qua se no si impazzisce, si impazzisce. Ho un po' di notizie, ho sentito la mia fonte delle fonti, delle fonti, delle fonti. Vi ho messo anche nel titolo già ciccia e carne, quindi da una parte buone notizie, da una parte buone notizie. Perché? Allora, come vi dicevo stamattina, senza sapere niente, senza aver sentito nessuno, stamattina ho pensato, qua chi prendono? Quelli che costano non li prendono. Prendono uno che costa poco. Di quelli che costano poco, se prendono il pirla qualunque e la gente si ribella, continua a ribellarsi, siamo nella stessa minestra di Fonseca. Quindi prenderanno uno che costa poco, ma che a Ibra può piacere, che va bene per il modulo e tutto corrisponde a Sarri. L'unico problema, come vi dicevo stamattina, è che Sarri chiede dei giocatori, adesso tanto non li può chiedere e quindi per ora penso che metteranno lui. Subito dopo aver fatto il video di stamattina, questo ve lo dicevo già stamattina, no? Subito dopo aver fatto il video di stamattina, mi scrive la mia fonte che saluto e ringrazio e mi scrive: occhio a Sarri, occhio a Sarri, che occhio? Tutti e due, occhio a Sarri. Quindi per ora in pole position, non è ufficiale, non è ancora sicuro, però in pole position c'è Maurizio Sarri. Evidentemente, se ieri non era ancora stato contattato, oggi si vede che qualcosa si è mosso in favore di Sarri. Poi mi ha anche scritto che non è detto che Fonseca alleni al derby, ma sentendo Suma, che è ancora lì col violino sul Titanic, che se la canta e se la suona da solo, anzi, non da solo, perché Domenico ovviamente i cantanti non mancheranno di cantare e ballare come tutte le domeniche. Dice sostegno a Fonseca di qua di là, quindi in teoria dovrebbe, se non succedono cose strane, dovrebbe comunque allenare al derby Fonseca. Ma nel caso dovessero mandarlo via prima del derby, è più facile che faccia Bonera al derby e Maurizio Sarri comunque arriva dopo il derby. Quindi non arriverebbe comunque per il derby, Sarri, così non lo bruci. Di conseguenza, nel caso dovesse esonerarlo prima, comunque non allenerebbe Sarri subito al derby. Mi hanno detto anche altre cose molto gravi, molto gravi. Allora, la prima cosa che mi hanno detto è che il discorso di Ibra, io sono boss, comando io, non è piaciuto a nessuno a casa Milan, dei dipendenti del Milan, perché loro giustamente dicono: noi non lavoriamo per te, noi lavoriamo per il Milan, che è una cosa diversa. Quindi questa frase, queste cose che ha detto Ibra, che non sono piaciute a nessuno, non sono piaciute nemmeno a chi ci lavora al Milan, perché nessuno si sente suo dipendente. Altra cosa ancora più grave, che io non sapevo, non avevo nemmeno letto, mi sono poi informato dopo del discorso di Ibrahimovic all'interno dello spogliatoio. Mi hanno confermato. Io poi, ragazzi, vi dico quello che mi hanno detto. Sapete che io quando parlo non parlo a caso, non parlo quasi mai di fonti. Se parlo c'è un motivo. Poi chi ci vuole credere ci crede, chi non ci vuole credere non ci crede, non mi interessa. Io vi dico quello che mi hanno detto a me. Il discorso di Ibrahimovic nello spogliatoio, sia prima di Milan Torino, di Torino-Milan, sia Torino, prima di Torino-Milan, sia a Torino, non mi ricordo se a Torino-Milan, vabbè, comunque prima di Milan-Torino, sia prima del Liverpool, Ibrahimovic è entrato nello spogliatoio e ha mandato via Fonseca e gli ha detto: devo parlare alla squadra, esci. E l'ha fatto uscire! L'ha fatto uscire! Quindi questo per farvi capire, no? Che credibilità può avere un allenatore che arriva a Ibra, esci che devo parlare con la squadra e lo fa uscire.
Cioè, io che sono giocatore, no? Quando poi torna sto qua, ma che credibilità gli do? Zero. Zero sotto zero. E anche il discorso di Teo Leao messi fuori, scelta libera. Scelta libera, l'ha deciso Ibra. Quindi capisci che... Capisci perché è stato preso Fonseca, no? È stato preso Fonseca come un burattino. Cioè, tra l'altro quest'uomo non ce l'ha una dignità, non ce l'ha un amor proprio, niente. Bah. Di conseguenza, cosa vi volevo dire? Che bisogna mandare via Ibra. Non deve essere il parafulmine, nel senso che la colpa è sempre di Cardinale, non ve lo dimenticate. Vi ha messo l'Ibra apposta per dare la colpa a lui, ma il colpevole è sempre Cardinale, eh? Cioè, mettetemelo nella testa. Il primo da cacciare è Cardinale, perché il colpevole è sempre lui. Vi ha messo l'Ibra, così ha detto, voi prendetevela con Ibra, ma il colpevole è sempre Cardinale. Questo non ve lo dimenticate. Al di là di questo, va mandato via Ibra, perché sta facendo danni dappertutto. Avete visto? Nessuno lo ascolta più, perché ormai è insopportabile. E va messo un direttore sportivo. Al momento non mi sono arrivate voci di un direttore sportivo e non mi sono arrivate voci che Ibra andrà via. Però vi confermo che è vera la cosa che ha mandato via Fonseca dallo spogliatoio, che è vero che la scelta è stata la sua e che ad oggi il primo nome è Sarri e che Fonseca è già out. Fonseca è già out, ragazzi. Cioè, non può fare nulla per salvarsi. Poi, vince 4-0 il derby, impossibile. Però, dovesse vincere 4-0 il derby, allora, sai, magari un po' si rivaluta qualcosa, ma al momento non c'è nessuna possibilità che Fonseca resti. Quindi, ci faremo sto purgatorio con Fonseca per poi mandarlo via e dovrebbe arrivare Sarri. Sappiamo che Sarri ha bisogno di tempo, questa è gente che vuole tempo, quindi se smettiamo la protesta perché arriva Sarri pensando che abbiamo risolto i problemi, il problema siamo noi. La protesta deve continuare finché non se ne vanno sti sciacalli, ma finché cantiamo e balliamo gli sciacalli rimarranno al loro posto e noi faremo sempre queste figure barbine in ogni dove e saremo sempre in questa mediocrità. Quindi spero di esservi stato utile. Sapete che di solito faccio intrattenimento, non faccio mai notizie. Se vi do due notizie è perché questo mi hanno detto. Non vi ho detto niente di ufficiale, vi ho detto pole position. Poi pensatela come vi pare. Italiano è italiano. Le parole le dico in italiano. Ciao.